Eccoci qua, siamo in diretta con la Kino Review, Stefano Sardo, di fronte a voi, lo sceneggiatore di 1992. Ciao. Intanto Cinemanu è entrato, qui abbiamo Laura Colella, redattrice della Kino Review, che farà delle sapide e intelligenti domande al nostro sceneggiatore di turno. Sapete tutti che stasera c'è il finale di stagione di 1992, sono la nona e la decima, giusto? Sì. La nona e la decima puntata. Grande interesse per questa serie, molte domande di vario tipo. Vogliamo cominciare a fare un primo bilancio. Com'è andata questa serie? Sei soddisfatto? Sì, sono molto soddisfatto. C'è stata una grandissima discussione, nella discussione ogni tanto sono volati qualche schiaffi, ma faceva parte di, lo sapevamo da prima, che sarebbe successo qualche casino guardando in onda questa serie. Magari non avremmo potuto prevedere gli spunti polemici che poi hanno attecchito di più, però sapevamo che le polemiche ci sarebbero state, faceva parte della sfida che era alta e al di là del fatto che abbiamo vinto o meno, la sfida chiamava polemiche per sé. Poi c'è stato il grande esito internazionale, che infatti è la cosa che non potevamo mettere in conto. Com'è andato? Cioè, siete stati trasmessi anche all'estero? Siamo stati trasmessi già in 11 paesi, cioè già stato trasmesso in Germania, Inghilterra, Austria, Irlanda, tutta la Scandinavia e tutto Benelux, quindi innanzitutto è già uscito in tutti questi paesi qua, è stata in programmazione perché alcuni lo danno 50 minuti, quindi andrà avanti. Che è una bella risposta, perché uno potrebbe pensare che era una serie italiana, una serie totalmente immersa nella storia italiana e quindi poteva non interessare a me. No, ma sia il fatto che lo distribuiscano così, proprio appena sfornato, senza aspettare un esito del pubblico di casa, sia il fatto che sia stata presa Sanremo, pensavo a Leandro Baldi che poteva parlare prima, no, il Festival di Berlino, sia il fatto che è molto probabile che si approdi anche a mercati più grossi che restano ancora esclusi, cioè Francia e Spagna già l'hanno comprato e devono distribuire a breve, ma siamo in predicato di altre notizie interessanti da oltreoceano. Questa cosa francamente non è per niente scontata ed è una cosa che è unita alle recensioni dei giornali stranieri, che sono entusiaste, a dispetto di quelle italiane che sono invece divise tra pro e contro, ci ha fatto capire che al di là dell'emotività e dell'adesione del nostro pubblico a questo materiale narrativo, il modo in cui abbiamo congegnato la storia, lo stile di racconto che abbiamo adottato, in qualche modo arriva al pubblico delle serie, dunque esso sia. Ecco, a proposito dello stile del racconto, voi avete messo in scena comunque un mondo nostalgicamente seducente. Mm-hmm. Penso che l'operazione più riuscita è stata sicuramente quella di approcciarvi, diciamo, ad un senso languido di nostalgia per quell'anno in cui tutto poteva essere e poi non è stato in buona sostanza. Ci spieghi un po' il perché scegliere nell'approccio seriale il romanzo storico? Ma in effetti questa serie qua non ha uguali al mondo come taglio di concept, nel senso che non esiste una serie, non ci è venuta in mente una serie dedicata alla contemporaneità, diciamo, a un'epoca vicina alla nostra, raccontata con un romanzo storico, perché ci sono film come Bobby di Emilio Stevens che racconta la morte di Bobby Kennedy, raccontato, però in una serie in cui esplori l'universo narrativo con più dovizia fatalmente, l'operazione di prendere personaggi reali, mettere sullo sfondo e cambiare la storia inserendoci dei protagonisti di finzione non è mai stata fatta. A me vengono in mente storie come serie come Rome, che però lo fanno nella Roma del Peplum, in cui c'è Cesare che viene ucciso e sono dei legionari che partecipano, diciamo, alle vicende di Cesare, di Bruto e compagnia, oppure di Borgia, queste cose qua. Però raccontate con la contemporaneità ancora calda, gli anni 90 sono 20 anni di distanza, era una scommessa molto complessa. E noi cercavamo di riuscire in un molteplice intento. Uno era quello di raccontare la storia italiana tradendola, cioè in qualche modo prendendo l'emotività di un periodo e tradendo i fatti storici trovare un modo il più fedele possibile per restituirne il senso, la nostra esperienza di cittadini. Tradire per non tradire. Sì, cercare di trovare una chiave romanzesca che non fosse quella dell'adattamento dei fatti storici comprovati da sentenze giudiziarie dentro una sorta di teca che raffigura la storia come spesso fa la narrativa nostrana, che però è un modo che ti obbliga un po' troppo a santificare i protagonisti, insomma. Poi l'altra cosa era cercare di trovare un'estetica degli anni 90, cioè di fare quello che negli anni 70 Happy Days ha fatto per gli anni 50, non so, cioè a 20 anni di distanza si può teoricamente
sintetizzare un periodo del nostro vissuto. Che finora non è mai stato fatto, cioè l'immaginario degli anni 90. Era sostanzialmente ancora... il momento in cui si affacciò, noi abbiamo cominciato a lavorare nel 2011, erano 20 anni, scattava di 20 anni, di solito dai 20 anni in avanti comincia a partire il revival. E noi sentivamo il dovere di, cioè l'opportunità di essere in prima fila in questa cosa, per cui ci siamo dovuti inventare, andando a ripescare i nostri anni 90, andare a ripescare tutti gli stili. Tu quanti anni avevi quando? Io nel 92 avevo 20, sono il più vecchio dei tre, gli altri due avevano 13-12, quindi loro avevano dei ricordi adolescenziali, ritardo infantile, io dei ricordi perché avevo appena votato le sue prime elezioni, era molto... Facevi il tifo per Di Pietro? Ma sì, io facevo il tifo perché quel sistema l'HDS, cioè io ero cresciuto... La mia adolescenza era moriremo democristiani, quando c'è Mani Pulite hai l'impressione che non si morirà democristiani. Questa cosa è esaltante perché si apriva un futuro potenzialmente inedito e di grandi possibilità. In più però c'era la morte di Falcone, la morte di Borsellino, quindi c'era una sensazione di grande tumulto, anche emotivo, del paese. Un sistema che cadeva e non sapevi cosa sarebbe stato costruito. Poi l'impressione era che avrebbe vinto la sinistra, in qualche modo sarebbe giovata la sinistra, io ero una famiglia di sinistra, quindi c'era, nonostante certe perplessità e paure, la sensazione di che si andava verso il meglio, dal punto di vista proprio della mia milieu familiare, se vogliamo. E la Lega che quell'anno si stava affacciando sul panorama politico? La Lega era una cosa che, diciamo, tutto l'ambiente a cui faceva riferimento, diciamo, il sistema di valori della mia famiglia eccetera guardava con grande sospetto perché era vissuta come una cosa troppo aggressiva eccetera, però al tempo stesso la gente intorno a me, io sono del nord, sono di Bra, in provincia di Cuneo c'era gente che passava alla Lega, anche al liceo mi ricordo ragazzi, e c'era un sentimento ambivalente, dall'altra invidiavi il fatto che loro potevano dire più liberamente di te qualsiasi cosa pensassero di negativo del sistema politico in cui non erano sicuramente stati collusi la Lega, dall'altra c'era la preoccupazione su certe cose razziste, cioè, quindi c'era un sentimento un po' ambivalente, e certo però sentivi che era una roba liberatoria, no? Quello lo sentivi anche quando non ti piaceva, tu dicevi cavolo questa roba qua è liberatoria. Qui intanto si ripropone uno dei due tormentoni di questa serie, il secondo ne parla, no, era l'altro. La Riviera di Stefano Accorsi. La Riviera di Stefano Accorsi, hanno subito commentato. Sì. Vogliamo dire qualcosa? Ma l'idea di Stefano Accorsi, guarda, l'idea di Stefano è stata, perché non si fa una serie sulla politica, sugli ultimi 20 anni di storia italiana, era questa l'idea, cioè che parlasse dagli anni 90 in avanti con l'implicita intenzione di fare una sorta di La peggio gioventù, cioè di un romanzo compresso, molti anni compressi in poche ore di racconto, che ripercorresse con personaggi di ficzione tutto l'arco di racconto della vittoria delle destre, in qualche modo, che nessuno aveva raccontato. Questa è un po' la cosa a cui noi siamo stati chiamati ad aderire, era questa l'idea di Stefano. A cui avete dato sostanza, diciamo. Sì, non c'erano personaggi, nella sua idea non c'erano né personaggi né l'idea del 92, in sostanza, questo lo dice anche lui in tutte le interviste, per cui era più un'intenzione editoriale, un'intuizione editoriale che non un'idea narrativa, di narrativo non c'era niente. E voi infatti avete avuto un ruolo che va al di là di quello dello sceneggiatore classico. Sì, no, infatti noi ci siamo, se leggete i titoli c'è scritto creato da, che alla maniera delle serie americane, nella serie italiana creato da non vuol dire niente, nell'Italia dal punto di vista del diritto d'autore non vuol dire niente, dal punto di vista del valore simbolico è moltissimo perché significa o sta lì per significare che noi abbiamo cercato di avere una figura simile agli showrunner americani, cioè coloro che oltre a creare la serie dal punto di vista dell'ideazione del racconto ne seguono e ne coordinano l'identità artistica lungo tutto il processo. A differenza dei veri showrunner americani, noi non abbiamo avuto né il final cut sul montaggio né la disponibilità di allocare il budget, che è una cosa che lo showrunner di Mad Men fa, cioè decide se spendere di più per ricostruire la scena X o comprare quel brano della colonna sonora Y. Queste cose non abbiamo potuto deciderle. Per cui noi ci definiamo scherzando showwalker, però siamo stati una figura di sceneggiatori barra creatori molto inedita nel panorama italiano, dove questa cosa non si fa, dove lo sceneggiatore scrive, consegna e altri girano e poi ci si rivede alla fine e dice no, quel taglio là. Noi abbiamo avuto un ruolo molto più presente, siamo stati sul set sempre presenti e in questo anche Stefano, diciamo, è stato più che l'ideatore, è stato una sorta di produttore, come sono i produttori di star americane, no? Quando leggi una serie spesso è anche il produttore, l'attore, perché lui ha partecipato, è stato uno dei fautori dell'interesse di Sky verso questa possibilità.
Poi noi abbiamo preso questa possibilità e ci siamo detti noi non volevamo fare una miniserie, tipo La Media Gioventù, volevamo fare proprio una serie, con il passo della serie, e quindi coprire 20 anni era impossibile in una serie. Cioè trasformava il passo in un romanzo storico, con i personaggi che invecchiano, era tutta un'altra cosa. Noi volevamo riservarci la possibilità di fare una serie vera e anche di avere seguiti, per esempio, perché no? Adesso, cioè, il fatto di fare una serie ci consentiva, se va bene, facciamo un'altra stagione. E ne parleremo fra poco, fine prima parte 1992, torniamo fra 5-10 minuti.